Beh, enorme, chiaramente enorme, ce lo dicevamo anche ieri in conferenza stampa, me la sognavo da quando ho firmato, per cui sono veramente contento per me, per la mia famiglia, per i ragazzi, per lo staff, insomma ci godiamo questa vittoria meritata e ci tenevamo tantissimo, siamo quasi tutti abruzzesi, per cui per noi il valore è doppio. Ma io nel primo tempo ho visto una squadra comunque sia che prova a giocare lo stesso, è chiaro che probabilmente il gol preso allo scadere ha fatto scattare in loro qualcosina, è chiaro che noi siamo una squadra che è assieme da un mese e mezzo, tanti elementi non si conoscono, Macin anche se è di casa, ma comunque la prima partita che giocava, Masciangelo la prima partita che giocava nel Pescara, insomma tanti giocatori nuovi che hanno bisogno di tempo per far funzionare le cose, è chiaro che alla base ci deve essere l'atteggiamento e oggi i ragazzi sono stati fantastici. Ma insomma le cose che ci siamo detti prima, oggi siamo di più, l'essere di più è chiaro che all'inizio fa sì che qualcuno sia magari scontento rimanendo fuori, però ovviamente aumenta la mia scelta, quando si può scegliere è più facile indovinare la formazione. Ma sono sempre i ragazzi che fanno differenza, noi ci prendiamo le critiche come è giusto che sia, ma i ragazzi oggi sono stati veramente bravi. Non era facile, chiaramente il momento del 2-1 ha pesato tantissimo sulla testa, ma è chiaro che siamo stati bravi per trovare il 2-2 subito e poi chiaramente la partita andare in discesa. Beh, sicuramente alla mia famiglia, che comunque sia sempre alla base sia delle mie scelte che delle mie giornate, quindi sia alla mia famiglia, mia moglie Vanessa, a Lorenzo e a Giulia. Ma intanto che non venda nessuno e poi soprattutto a parte gli scherzi che faccia magari un acquisto se ci fosse la possibilità di qualità davanti e vuol dire qualsiasi cosa, vuol dire un esterno, vuol dire un trequarti, vuol dire una punta forte, insomma il Presidente sa bene e vuole assolutamente il bene del Pescara, quindi chiaramente se ci sarà la possibilità farà sicuramente qualcosa.